Ebbene, amici fratelli della congrega, tutto è bene quel che finisce bene? Come finisce questo Killers of the Flower Moon? Spengo la luce, accendo la sigaretta. Al solito, nel video similare, antecedente, non quello del balletto dovuto tagliare per questione di copyright, video precedente a questo, no, in quello analogo dissi che sarebbe stato l'ultimo video qui in macchina, in solitario, ma io tradisco le aspettative e tradisco anche gli accordi che prendo con me stesso in momenti in cui illanguidito e malinconito vengo colto da sentimenti e da apatia. Allora è uscito finalmente questo mio pezzo, lo speciale su Martin Scorsese, su questo suo nuovo opus capolavoro, perché lo è e cresce dentro pian piano. C'è un paragone alla fine, un raffronto che compio tra The Night of the Hunter, lo confonde con The Deer Hunter, il cacciatore, con De Niro, qui c'è De Niro, William, la morte corre sul fiume, unica, indimenticabile, magnifica regia di Charles Laughton. È un pezzo così, quasi giornalistico, d'inchiesta. A me è sempre stato chiesto cosa vuoi fare nella vita. A mo' del titolo di questo libro, da noi divenuto, tradotto Civiltà Perduta, mi persi nel rispondere a domande che mi misero in difficoltà, ancora complicano la mia naturalezza. E allora mi isolai, mi ritirai a mo' di Daniel Day-Lewis, l'unico attore ad aver vinto tre Oscar come protagonista. Quando vinse, dopo il suo ritiro, fu candidato per Gangs of New York. Il primo selezionato fu Robert De Niro, doveva essere lui, William. E ecco che diventa William Hale, Billy il macellaio. William, il diminutivo, è Bill, come William Money degli spietati, Clint Eastwood, che sconfisse Scorsese, che quell'anno era candidato con quei bravi ragazzi. Ma non voglio perdermi nell'essere troppo discorsivo o dispersivo o in pause digressive. Giusto? I pazzi che siete voi, no, i pezzi li scrivo io e qui disturbano e questi mi conoscono, passano e pensano, ah, è quel matto che parla da solo. Dicevo, quando vinse per Il Petroliere, questo film è stato associato, accostato per tematiche, per l'impianto scenografico al Petroliere, beh, lo scenografo è lo stesso. There will be blood, ci sarà sangue. Questo è il titolo originale del capolavoro. Secondo me non lo è. È un film un po' sopravvalutato, però un grande film. Petroliere, poi Lincoln, visibilmente emozionato, Daniel Day-Lewis ritirò la statuetta. Tre Oscar come protagonista, come best actor. De Niro ha solo due Oscar, solo. Quest'anno potrebbe arrivare a tre, ma non eguaglierà il record di Daniel Day-Lewis perché, se dovesse vincere, sarà candidato come miglior attore non protagonista. Lo spero, me lo auguro vivamente, ma chissà se lo vincerà. Sarebbe il secondo come non protagonista, dopo Il Padrino parte seconda e Toro Scatenato come miglior attore protagonista. Tre Oscar, Jack Nicholson, due come protagonista, per qualcuno volò sul nido del cuculo. Lì abbiamo un indiano che soffre di melanconia e viene internato, e qui c'è un altro indiano in Killers of the Flower Moon. Io parlo così, questi video deliranti di associazioni mentali, di stream of consciousness, di flusso di coscienza. Io non sarei cosciente di me, vabbè, dicevo. Lincoln, Daniel Day-Lewis is the first actor to win three Oscar as come best actor, qualcosa di simile. Riguardate la clip della sua vittoria per Lincoln di Steven Spielberg. Io non ho mai finito di vedere Lincoln perché lo Spielberg impegnato, tralasciando Schindler's List, lì sentì molto, essendo di origini ebree, quel film che doveva essere diretto da Scorsese, mentre Spielberg doveva dirigere Cape Fear. Vabbè, mi sto perdendo. Accendo la sigaretta. Jack Nicholson, qualcuno volò sul nido del cuculo, mi ero interrotto, sì, e poi fui posizionato in un centro psichiatrico perché dovevo essere curato dalla psichiatra, no, dall'infermiera che compare nelle scene tagliate e recuperate. C'era una volta in America, Louis Fletcher, qualcuno volò sul nido del cuculo, uno dei pochi film a aver vinto i premi
i cinque Oscar principali, così come Il silenzio dell'innocente, a proposito di psichiatri, Hannibal Lecter, del cannibalismo, giocando di parole, che effettuano gli altri, l'antropofagia, chi fagocita le vite altrui, anche quella del falotico. Miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, attrice protagonista e sceneggiatura. Lo sceneggiatore di Qualcuno volò sul nido del cuculo, vabbè, terminiamo con Jack Nicholson, dai. Mi ero interrotto lì, riprendo il discorso e poi riprendo quello appena interrotto poc'anzi, pochi istanti fa. Voglia di tenerezza, James L. Brooks come miglior attore non protagonista, un personaggio molto sentimentale, passionale, ma un po' folle, e anche un po' folle quel Melvin Udall di As Good As It Gets, sempre di James L. Brooks. Miglior attore protagonista assieme a Helen Hunt, ma lì stravinse Titanic, ma non fu candidato Leonardo DiCaprio. Allora, promemoria, elucubro, rammemoro, ricordo che io mi ricordo ho sempre voluto fare il gangster. No, non sono un gangster, non sono Harry il Ray Liotta di quei bravi ragazzi, che è morto, mi dispiace, grande attore. Mi sono perso in Jack Nicholson, nella sua follia, nella sua demenza, sì, soffre di demenza, non recita più. L'ultimo film che ha girato con James L. Brooks, Come lo sai? Ecco, qualcosa è cambiato. Ecco, affetto dal disturbo ossessivo compulsivo, Doc, ma non è Doc di Ritorno al futuro, mentre nella mia vita sta venendo un Back to the Future. E andando a Vignola, sono stato invitato da questo bravo filmmaker che ha presentato un bel lavoro, non so se è un capolavoro, però lavoro sperimentale. Ci incontriamo alla multisala, sopra c'è l'Hotel Bristol, lì proiettavano Killers of the Flower Moon, l'ultimo spettacolo, non The Last Picture Show di Peter Bogdanovich, a proposito di Scorsese, Sybil Shepherd, compagna storica di Bogdanovich morta, lei in Taxi Driver, vabbè. Alle 21 fu proiettato questo mediometraggio e sono entrato in un altro spazio-tempo, ricordando anche il cinema perduto, della nostra civiltà forse perduta, sì, smarrita, fra Instagram e esibizionismi come questo e persone che si credono Robert Downey Jr. Ecco, lo sceneggiatore di Qualcuno volò sul nido del cuculo, vedete, ricordo tutto e riesco a ricollegare tutto. Quell'anno vinse come miglior attore Al Pacino, un solo Oscar, che scandalo, che sconfisse, fra l'altro, Denzel Washington di Malcolm X, Spike Lee, soprattutto Robert Downey Jr. di Charlot. Lo sceneggiatore di Scent of a Woman, questo bistrattato, odiato remake, bellissimo invece, di quel film originale di Dino Risi, con Vittorio Gassman, rielaborato Martin Brest, che aveva lavorato con Eddie Murphy in Beverly Scoppe, con Robert De Niro in Midnight Run, primo ruolo da commedia, anche se poi è un action, no? Come si chiama? Bo Goldman, che possiede quella sensibilità, quel tatto, quella delicatezza per raccontarci una storia di formazione, per vostra informazione. Chi vincerà l'Oscar come miglior attore non protagonista? Tifo ovviamente per Bob De Niro, ha 80 anni, ha tanti progetti con cui uscirà. Zero Day, la serie TV che stava girando, interrotte le riprese appena iniziate, con Jesse Plemons intanto dimagrito 50 kg, che qui interpreta Tom White. Poi link in descrizione del mio pezzo, abbastanza centrato, credo. Non autoreferenziale, io qui sono in auto e non sono autistico, forse sono davvero un artista, ecco Daniel Day-Lewis, sono come lui, vado spronato perché ho delle grandi capacità attoriali. Fra l'altro su Radio Capital, Robert Downey Jr. se la batterà contro Robert De Niro, attenzione a Ryan Gosling, non ho visto Barbie, direttore della fotografia è lo stesso di Irishman, di Silence e di Killers of the Flower Moon, Rodrigo Prieto. E io non effettuo tagli di montaggio quando non conosco i nomi, a differenza di qualcuno. Ma quanto dura? Ah, me lo suggerisci, poi tagliamo. 3 ore e 25, no, 26. Il nome di DiCaprio, Ernest Burkhardt. Ah, no, rifacciamo, tagli. Ernest Burkhardt. Dicevo, il ritiro sociale non mi tirava neanche più. E
Scent of Woman. Poi, a proposito del Silenzio Innocente, quello che si fa le seghe, poi lancia lo sperma a Jodie Foster. Quell'anno fu candidato anche De Niro come miglior attore protagonista per Cape Fear, e anche Nick Nolte, non per Cape Fear, per Il Principe delle Maree, ma questo è un altro discorso. Sento l'odore della tua figa, ma... Beh, ma è lesbica, fra l'altro, non lo sapeva quello lì. Ma chi è quello? È un regista. Un regista che aveva diretto Jack Nicholson. Ok. Poi danno sempre il ruolo del direttore del manicomio a quello lì, che anche nel film Il momento di uccidere, Time to Kill, con Samuel L. Jackson, no? È quello lì. Vabbè, dai. Barbie, Ryan Gosling, grande attore, non ho visto Barbie. Poi taglierò qualcosa, se non va bene questo video. Questo è il falò, che viene invitato questo amico conosciuto per una mia opinione su Woody Allen. Lui l'ha messo in un gruppo di cinema su Café Society, e da lì partì questo rapporto d'amicizia. Ci siamo visti a Venezia, abbiamo visto dei film assieme, anche se lui era seduto da un'altra parte, accreditato come filmmaker. Dogman, Ferrari, mi farebbe davvero piacere che tu venissi a Vignola, ma perché? Con tante persone, perché tu hai un dono speciale, caro Stefano. Quale? Hai una marcia in più quando vuoi, quando vuoi, solo che ti assopisce, gli altri vogliono vederti addormentato. Sì, ecco, sentivo una notizia su Radio Capital, riprendo il discorso interrotto. C'è uno che ha inscenato infarti, per appunto finti, per ricevere un sussidio, 50 infarti, e lo speaker radiofonico ha così commentato. Beh, però ci vuole una grande capacità attoriale. Ma chi è? Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson? Vabbè, faceva così, mezza la gente, un colpo al cuore, da infarto questo film di Scorsese. Ma non perdiamoci in altri discorsi, non voglio apparire delirante davvero o scortese. Ora, questa recitazione è molto effeminata di Robert Downey Jr. Ecco, a volte io devo fingere di essere scemo, ho sempre finto di essere scemo, no, in realtà involontariamente temevo che temetti. Temo ancora, quindi sono un uomo temuto, che teme, che trema o che è temibile. Ma che se avessi esternato veramente quello che provavo, sarei stato attaccato, invidiato. Cazzo, non è così. Pensavo che fosse uno della Mongolia. Cazzo, mi sembrava il bambino di Kundun, il falotico. Ma porca puttana, questo è uno di Bulani. Puttanazzi, sì, vabbè, ma non è lui che scrive queste cose. Vabbè, siamo buoni tutti. Questo fa un copia e incolla. Purtroppo no. Purtroppo no. Oh my God. Allora questo è un coglione. What happens? What happens? Ryan Gosling mi è piaciuto molto in The Nice Guys. Vedremo De Niro, Wise Guys di Barry Levinson nei prossimi giorni, forse domani, in questa settimana dovrebbe uscire il trailer. Doppio De Niro, Frank Costello, lui che rifiutò il ruolo. Andata a Jack Nicholson, anche quello gli fu proposto in The Departed, oltre a Gangs of New York. Frank Costello, Vito Genovese, ma non è quel Frank Costello, neanche Frank Costello Faccia d'Angelo, forse lui, Le Samurai, ma non è Samurai senza padrone, alias, cioè Ronin, che possiamo tradurre così, di John Frankenheimer. Lui che ha recitato in Cose Nostre, Malavita, The Family, lui, Vito Corleone, e di nuovo The King, questo film, Mamma Santissima. Oh mio Dio, il falò, Apocalypse Now, che succede? Niente, state calmi. Oh, lo so che non potete arrivare a questo livello, quindi pensate delle cose sbagliate, poi, ora, oddio, state calmi, calmi. Oh. Faccio come De Niro, William Hale. Se necessitate, com'è che non si accende? Di cure mediche. Mi prodigherò per voi e pregherò per voi. Dicevo, Luc Besson, Dogman, Luc Besson, Cose Nostre, Malavita, Luc Besson, Nikita, Leon, Jean Reno, Natalie Portman, Gary Oldman, Gary Oldman. Gary Oldman ha vinto un solo Oscar per Darkest Hour di Joe Wright. Wright? Joe Wright con la W. Fu candidato anche per Mank.
Tra l'altro, vi dico questo, oggi sono andato a fare una... andato a fare bruttissimo. Ho avuto una visita medica, mi hanno controllato l'addome, ecografia dell'addome, lei che fa? Scrivo di Cina, cerco di arrangiarmi, anche se i guadagni sono pochi, guadagno un po' con Google AdSense, devo rinnovare il 27 ottobre il Mulholland Lynch, sito da me creato, assieme al Genius Pop e anche un altro. Incontrai un tipo che era un po' veramente dissociato, però ti posso dare una mano, vuoi creare un sito, un archivio, farai il data entry di cose tue qui, mentre questa recensione link è ufficiale, tra virgolette. L'altra sera ho visto un film, sì, il medico così mi ha detto, vi giuro, di Orson Welles, cavolo, a 24 anni, perché poi a 25 è uscito con Quarto Potere, Citizen Kane. Ecco, Mank, secondo la visione di David Fincher, il vero genio sarebbe stato Mankiewicz, o Mankiewicz, che dir si voglia. E non Orson Welles, che si è avvalso di un grande direttore della fotografia. Questi giochi alla fallottico, no, ottici, ma lui non valeva niente. Beh, David Fincher era un po' cazzeggiato, fu candidato Gary Oldman, non vinse, forse meritava anche per Mank. Allora, i miei pronostici sugli Oscar: Leonardo DiCaprio ha poche chance, dovrebbe vincere Cillian Murphy, ma attenzione, altri due o tre nomi, c'è un eretto, non vi dico chi, che potrebbe sbaragliare proprio la concorrenza. L'outsider Lily Gladstone sarà candidata, ma deve battersela contro la grande Emma Stone di Poor Things, Povere Creature, Leone d'Oro, chissà se è meritato, secondo me non è un capolavoro, ho scritto la recensione, sapete, trovate tutto in archivio, basta cliccare sul mio nome dal link in descrizione. Yorgos Lanthimos potrebbe vincere come miglior regia, Scorsese ha già vinto per The Departed, che lo considero uno dei film più brutti, se possiamo utilizzare questa parola, brutto per Scorsese. Anche Gangs of New York non è quel capolavoro annunciato che doveva essere, quell'absolute masterpiece. E Emma Stone. Poi diamo questo Oscar postumo a Robbie Robertson, confondere con Robertson, pseudonimo di Sergio Leone. Proprio c'era una volta in America, Robert De Niro, Robbie Robertson. Lo scenografo adesso per Scorsese non è più Dante Ferretti, che è lo scenografo di Gangs of New York e di altri film di Scorsese. Silence è un capolavoro, secondo me no. Lì viene ammazzato Liam Neeson, che doveva essere ammazzato da De Niro, ma poi Daniel Day-Lewis. Il ruolo fu proposto anche a Nick Nolte, a Willem Dafoe, poi Harvey Weinstein, prima dello scandalo naturalmente, contattato da Daniel Day-Lewis che faceva il ciabattino a Firenze, sei un grande attore, che cazzo stai facendo? Quindi i miei haters, ho capito una cosa, pensano davvero che io sia matto e quindi non abbia una sola possibilità di fare ciò che voglio, cioè scrivere, poetizzare, romanzare, filmarmi qui. No, in realtà mi attaccano perché sanno bene chi sono e fanno un po' come il vecchietto Burgess, Burgess Meredith di Rocky. Sai chi mi ricordi? Sai chi mi ricordi? Rocky? Sì, Rocky Marciano. Ah, davvero? Però io non ho più il mio armadietto. È morto Bart Young, presente anche in cielo una volta in America. Rocky vinse contro Taxi Driver. E mi sono trovato in una situazione della mia vita, un po' come Travis Bickle, un'estate emozionale, un po' così. E ancora sono un po' insicuro di me e chiedo a persone che non sanno un cazzo, vado a chiedere a un tassista, sì, o al barista. Ma mi spiegheresti il senso della vita? Beh, vedi, c'è chi fa l'avvocato, c'è chi. C'è uno che lavora a Brooklyn, lavora qui al bar, c'è uno che bara, c'è uno che scopa, fa il pornatore, guadagna soldi così. Chi più chi meno siamo tutti fregati. Beh, questo sicuramente è il discorso più stupido che io ho mai ascoltato. Ma che cazzo vuoi che ne sappia? Io non faccio il filosofo, non sono Nietzsche, che poi anche quello col superuomo. Ecco, quindi che vuoi, che vuoi? Qui sei manco Harvey Keitel, il doppiato così. Ma che vuoi? Tornate nella tua tribù, dai! Bu bu bu, bu bu bu. Grande pezzo, grande film, grande pazzo che sono io. Sì, ci vogliono gli attori un po' esuberanti. L'attore Nicolas Cage, che ha lavorato con Martin Scorsese per Bring Out the Dead, sceneggiatore di Paul Schrader, fra l'altro, Taxi Driver, sostenne che l'attore non deve essere una persona comune. Non può avere la faccia di un insegnante, la faccia di un avvocato, la faccia... deve avere un po' la faccia del ergastolano. Beh, lì esagerò. Un tipo
Che prende la vita, diciamo in senso metaforico, in overacting, un po' sopra le righe, che è spiazzante, imprevedibile come la recitazione di DiCaprio che cambia, chissà se in bene o in male, e quindi è questa recitazione un po' così, molto impostata, improvvisamente, cambia impostazione, registro interpretativo e diventa Marlon Brando, proprio del Padrino, un po' come Jack Nicholson, ci sta, non ci sta, il personaggio è andato fuori di testa. E poi c'è quella scena bellissima in carcere, vengono incarcerati un po' come Hannibal Lecter del Silenzio degli Innocenti, e questo De Niro viene ripreso un po' come Hannibal Lecter, doveva essere V. De Niro nel Silenzio degli Innocenti. Jonathan Demme propose la parte a lui, poi doveva dirigere Silver Linings Playbook, no, un film con Bradley Cooper, e doveva esservi Jack Nicholson in questo film, poi Jonathan Demme è morto, in questo film non si è fatto nulla. Inizialmente dovevano esservi Vince Vaughn, lo psycho, quello di Gus Van Sant, e Jack Nicholson. Molto bella quella scena, quando muore il figlio, Enea si chiama, e De Niro lì ci rimane veramente male, si commuove, cazzo, povero figlio mio, è morto suo figlio. Un grande film, un capolavoro. Con quell'omaggio bellissimo da speaker radiofonico, non di Radio Capital, di Scorsese, un eccidio, un massacro, e lì c'è del revisionismo, con Pierre, una revisione, una recensione, no, sulla vita del falò, la sto compiendo io stesso, perché se mi affido agli altri, ma io, sai come ti vedo io? Secondo me sì. Devo vedere io la mia vita e rivedere il tutto e rivedere anche questo film. Quindi gli altri rivedessero le loro posizioni. Dicevo, Soldato Blu, balla coi lupi, piccolo grande uomo. Sì, tu sei piccolo grande uomo, piccolo. Beh, piccolo grande uomo, Little Big Man, grande film di Arthur Penn con uno strepitoso Dustin Hoffman. Questo io avevo visto del film. Quando mi rivolgevo a queste persone, ho visto Piccolo Grande Uomo. Hai visto Piccolo Grande Uomo? Ah, e in effetti tu sei grande ma anche piccolo. Togliamo il piccolo. Buonanotte.